Abete. Abbiamo parlato del cambio d'apice, è il periodo, parliamo, vediamo la pizzicatura. Allora, possiamo vedere come prima cosa la selezione, ad esempio qua dove abbiamo diversi germogli, ad esempio con tre germogli, ad esempio anche qua tre germogli, possiamo benissimo selezionarne e farne andare uno solo, ecco, in questo modo, così ne avremo due e genereranno poi rami più facili da gestire, anche qua due rami più facili da gestire, non in fase di maturazione non ci genereranno il classico tridente, però dovevamo vedere prima cosa la diciamo argomento principale, la pizzicatura del ginepro e vediamo dell'abete. Vediamo, ecco, questo è il turgore più o meno ideale quando è morbido, diciamo è morbido l'ago, ma è ancora comunque inizia a prendere turgore. Come si fa? Un colpetto secco e vediamo che si divide automaticamente, ci rimane un pezzetto. Ecco, questa è la pizzicatura. Poi, secondo la lunghezza che dobbiamo ottenere, potremo fare delle correzioni e quant'altro, però in linea di massima anche qua. Quindi fondamentale è trovare il momento giusto, cogliere l'attimo anche qui, non andare a calendario, ma iniziare a lavorare su quei germogli che lo consentono e lo richiedono, e per poi giorno dopo giorno tenere monitorato e andare ad effettuare l'operazione su, diciamo, tutta la pianta o quantomeno la parte che ci interessa.